Squadra in campo oggi all'Etihad Stadium, pubblico già caldo, atmosfera da brividi sugli spalti. Un saluto da Piero Gipardo e ovviamente da Daniele Adani. Gara che si gioca nell'ambito delle Division Rivals, pronte a farci divertire, Wolves e Founders. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo, tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Occhio all'avanzata di Figo. Palla verso Schüller. Sfugge alla marcatura. Ha cacciato forte in porta. Pallone che si è alzato ed è terminato sul fondo. Vediamo insieme la formazione con cui scendono in campo i Wolves. Alisson in porta. In difesa Saliba con Rio Ferdinand. Kylian Mbappé insieme a Kakà sugli esterni. E i due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Grande copertura qui. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Alisson in porta. Jisun Park insieme a Luis Figo sugli esterni. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Alexis! Attento qui Alisson. Oggi tocca il primo traguardo importante con questa maglia. Presenza numero 50. L'impressione è che siamo solo all'inizio. Non era un traguardo così scontato la prima volta che ha indossato questa maglia, eh? È stato bravo a conquistarsi la fiducia del tecnico partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, dimostrando di essere un professionista serio, attento, sempre pronto a dare il proprio contributo tutte le volte che è stato chiamato in causa. Prevedo un futuro roseo per lui con questi colori. Intercetta il traversone. Pallone in mezzo. Parata super del portiere, che dice di no su questa girata di testa. Sembrava ormai battuto, è riuscito ad arrivarci con un intervento prodigioso. Palla che finisce alta sulla traversa. Era in una posizione ideale per segnare, le è mancata la precisione sotto porta. Palla per Ferdinand. Palla per Cafu. Kakà. Julian Alvarez va via al proprio marcatore. Ronaldo, il portiere non si lascia sorprendere. L'arbitro dice che il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Koeman. Palla per Sanetti. Buona chiusura di Ferdinand. Hanno il pallone per condurre. Schüller. Ecco Jisun Park. Cerca il tiro. Conclusione che non sorprende il portiere. Palla schizza via dopo il contrasto. Pallone recuperato, pericolo. Prova Schüller. Ottima parata del portiere. La mette in area. Che parata di Alisson da vicinissimo. 1-0, è arrivato il gol del vantaggio, strameritato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Alvarez. Palla interessante, attenzione, va in porta. Ruben Moy la legge bene e intercetta. Lottin, suggerimento in area. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Palla per Figo. Alexis riceve. Xabi Alonso. Palla verso Schüller. Ottima lettura difensiva.
possono colpire di rimessa. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Ruben Moy. Tocco per Ruben Moy. Sanetti. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Si è portato il pallone fuori anche grazie al contributo del pressing. Alvarez. C'è il movimento senza palla. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Xabi Alonso. Prova a sorprendere il portiere. Ha cercato il gol col tiro da lontano, finito però fuori di poco. Bel tentativo, Pier. Per nulla facile. Le è mancata solo un po' di precisione in più che avrebbe fatto la differenza. In ogni caso, mi tolgo il cappello. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per questo intervento. Arbitro che in un primo momento sembrava voler mettere mano al cartellino, invece ha preferito lasciar correre. Non se ne è sentita probabilmente. Il gol del Bari che cambia anche psicologicamente la partita. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato direi molto bene l'assist all'indietro del compagno. Da quella distanza non poteva proprio sbagliare, era un pallone da buttare in porta, un invito a nozze impossibile da rifiutare. Sanetti col pallone. Ronald Koeman. Ruben Moy. Alexis. Avanzano minacciosi Founders. Cross a cercare Schuller. Super Harrison da pochi passi. Occhio al tocco in mezzo. Parata facile questa. Da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione. Sembrava già battuto. I Wolves salgono ancora con le corsie esterne. Sventa il pericolo. L'arbitro chiude le ostilità per quanto riguarda questo primo tempo. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Avanza, palla al piede. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Lottan. Intervento decisivo questo. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Alvarez. Che gol! Splendida rete! Si gioca con i Founders chiamati a reagire. Hidetoshi Nakata. Gioco fermo con l'arbitro che ha appena fischiato il calcio di punizione. Ecco Jisun Park. La gioca dietro. Bravo il pallonetto. La colpita troppo sotto, qui palla sopra la traversa. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Rolf. Calcio di punizione assegnato per questo intervento falloso.
Rice. Rolf può scegliere chi servire. Alvarez scivolata sul pallone, tecnica perfetta anche se ha rischiato. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Cerca da lontanissimo. Per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. I numeri ci parlano di una squadra che ha creato parecchie palle gol, ma non è riuscita a concretizzarle. E di un'altra invece più concreta. È una delle spiegazioni di questo risultato. Devono sicuramente migliorare la mira sotto porta se vogliono creare imbarazzi al portiere, ma prima di tutto devono recuperare palla. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Schüller. Palla verso Schüller. Intervento pronto. L'arbitro assegna il calcio di rigore. Attenzione perché potrebbe arrivare il pareggio. L'arbitro decide la linea morbida e si limita al cartellino giallo. Credo sia la decisione più giusta, Pier. Il rosso sarebbe stato un provvedimento. Il miracolo del portiere! Ferdinand. Cafu. Occhio alla possibilità per i Wolves. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Abedi Pere. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Porta palla, aspetta il momento giusto. Grande intervento per recuperare palla. Schüller. Occhio al tocco per Schüller. Salta l'uomo. Attenta qui la lettura del difensore. Sicuro qui il portiere, non si lascia sfuggire il pallone. Ma è difficile impensierirlo con questi tiri. Davis. Declan Rice. Suggerimento per Rolfo. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Schüller. Palla per Parche. Pallone profondo per il compagno. Bellieri. Deve spazzare velocemente. Palla recuperata in ottima posizione. Alisson, ma il pallone è ancora lì. Il gioco prosegue. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Occhio, intervento brutto. Vediamo cosa decide l'arbitro. Esce dal campo, spazio a forze fresche. Henry. Ottima la copertura. Siamo entrati negli ultimi minuti di gara. I tifosi di casa già pregustano la vittoria, si fanno sentire. Ne vogliono un altro di gol e vedremo se saranno accontentati. Intervento deciso, concede solo la touche. Park. Non riescono a tenerlo.
Ancora 300 secondi alla fine della gara. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita. Attenzione, traversa, pallone ancora in gioco. Azione che non ha portato a nulla. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro è che fosse il rigore, mi pare evidente. Baffi. Palla verso Rolfe. Capisce tutto e ferma l'azione. Giocherà ancora per due minuti. Jisun Park. Riconquistano il pallone. Julian Alvarez. Si chiude qui l'incontro, risultato amaro per la squadra ospite che esce sconfitta. Thank you.
Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Piero Gibardo pronto a raccontarvi le emozioni del match, con me come sempre per il commento tecnico c'è Lele Adani. Sfida valevole per le Division Rivals, match che ci dà modo di vedere l'opera Black Cats e Founders. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Queste le scelte iniziali del tecnico dei Black Cats. In porta Lloris, il campione del mondo. Difesa che può contare su Philipp Lahm con Davis Largi. Ødegaard insieme a Bruno Fernandes in mediano. Davanti Puskas impiegato accanto a Eusebio. Si libera alla grande. Interviene il portiere, sventa il pericolo. Tentativo ribattuto. Palla messa in mezzo. Che parata di Alisson da vicinissimo. Nessun problema per l'estremo difensore. C'è il pressing sul portatore di palla. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui, ci spera ovviamente l'allenatore. Dispone di una botta secca, capace di piegare le mani ai portieri. La distanza di tiro non sembra un problema per Lumpier. Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. I Black Cats recuperano il pallone. Interviene e riconquista il pallone. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. È pronta la sostituzione. Provano a farsi avanti. Il portiere dice di no. Occhio al pallone in mezzo. Senza problemi l'intervento del portiere su questo calcio d'angolo. Schiller. Palla che viene intercettata. Tocco arretrato per evitare il pressing. Alexis. Ecco Figo. Alexis McAllister. Grande copertura qui. Alfonso Davis. Altra brutta gestione della palla. Occhio all'avanzata di Figo. McAllister passa il pallone, entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Brutto pallone perso dai Black Cats. L'arbitro dice che si può giocare, l'arma del vantaggio. Arbitro che interviene, concede la punizione per il fallo, aveva provato a capire se si concretizzasse o meno il vantaggio. Palla per Sanetti. C'è il movimento senza palla. Avvia nell'uno contro uno. Conclusione che non ha creato nessun problema al portiere. Posizionato male col corpo, ha voluto provare lo stesso e ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale.
occhio al tiro, ottimo intervento del portiere, va direttamente in area, tiro respinto da Lloris, ma attenzione, smette il pericolo McAllister. Buono qui l'intervento del portiere, può metterla da lì, occhio, sì, è calcio di rigore. Momento chiave del match e c'è la parata, corner battuto in mezzo, risolve una situazione complessa, buono l'intervento del portiere, a disposizione un nuovo corner, palla in rete, stavano dominando ed è arrivato il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ødegaard. La cede a Davis. Occhio al tocco per Schuller. L'appoggia a Lam. Occhio al traversone. Bella girata di testa, l'angolata solo un po' troppo. Palla recuperata, attenzione. Attenzione da lì. Buono l'intervento del portiere. Occhio al corner. Respinge Lloris, ma non è finita. Interviene a lontano. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo, risultato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punto. Attenzione, prova! Colpo di testa che termina di poco sul fondo, quella deviazione dei legni. Non ha inquadrato la porta per un soffio. Pallone sanzionato per il vantaggio. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Alexis. Schuller. Palla in rete. Trova il gol del più due. Vantaggio che comincia a farsi importante. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match.
Ben ritrovati amici di EA Sports, da Pierluigi Pardo e da Lelia Dani, pronti per l'emozione di questa sfida. Tutte le attenzioni oggi sono rivolte a questa sfida delle Division Rivals. Si affrontano Founders e Founders. L'entusiasmo e le stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter regalare uno spettacolo da ricordare ai tifosi sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. Entra bene sul pallone che finisce in palo laterale. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Alisson in porta. Dietro si affidano a Estupiñán, con Cafu come esterno basso. Matheus insieme a Jason Park nella zona centrale del campo. Attenzione, guarda Pier. Riconquista il pallone. Palla per Figo. Il giocatore che resta a terra. Vedremo se ce la farà. Palla per Ribéry. Pallone per Rodrigo. Grande occasione. C'è rigore e attenzione, occasione dunque per il vantaggio. A rigore si somma anche il cartellino giallo per il responsabile del fallo. Momento chiave del match. Un penalty perfetto. Si riparte con i Founders sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Supera, può metterla da lì, ecco subito un altro gol e adesso è un vantaggio davvero importante. Alla Bressanetti, Kuman, ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Grande tecnica qui. Grande recupero in area. Apre su Gonzalo Guedes. E c'è il pallone in rete. E salgo da più tre. Palla per Figo. Intervento sul pallone. L'arbitro applica il vantaggio. Frank Ribéry. Ancora Ribéry. Questo è il pallone giusto. Ottimo intervento, ma non è ancora finita. Tocco per Gonzalo Guedes. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Attaccano i Founders lungo l'out. Palla per Ribéry. Può metterla da lì. Il portiere dice di no alla grande. Xabi Alonso. Palla che filtra, attenzione. Decisivo l'intervento del difensore. Brutto possesso dei Founders. Pallone interessante. Grande lettura, sventato il pericolo. Ferma l'avversario con questa entrata e concede il calcio d'angolo. E arriva il giallo, decisione giusta mi sembra da parte dell'arbitro. Brutta entrata Piero. C'è poco da lamentarsi. Tackle decisivo. Rodrigo. Ecco Park. Palla gol per Ribéry. Il portiere si salva da campione. Attenzione, errore grave. Occhio Ribéry, pallone importante. E c'è il gol.